Oggi celebriamo la settima conferenza regionale del commercio ecosolidale. Nelle passate 6 edizioni abbiamo trattato diversi temi, la dimostrazione di come il commercio solidale funziona da oltre 30 anni e porta benefici anche nelle comunità dove ovviamente acquistiamo prodotti, tramite relazioni di alcuni docenti universitari, la presentazione di alcune ricerche. Abbiamo avuto Pecchetti, abbiamo avuto l'insegnante universitario di Urbino Elena Viganò, abbiamo avuto Costantino, abbiamo parlato del tema con le istituzioni pubbliche, il rapporto con il mercato e con la nostra economia in tempo di crisi, il sistema di garanzia agice seguo garantito e le relazioni con le altre esperienze dell'economia solidale. Nell'ultima edizione abbiamo avuto come ospiti Banca Etica, Libera e gli altri mondi dell'economia solidale. Ma oggi andiamo al cuore di quello che è il commercio ecosolidale, ossia la relazione con i produttori tramite una loro testimonianza diretta, per capire gli effetti di questa relazione commerciale nel tessuto sociale delle loro comunità, e parleremo anche della qualità dei loro prodotti, perché avremo con noi anche coloro che fanno la trasformazione di questi prodotti e fanno il prodotto finito, quindi che con alcuni trasformatori italiani che ovviamente trattano il loro prodotto, e quindi parleremo anche della comunità, della qualità e del prezzo. Prima di entrare nel merito di queste testimonianze, ovviamente la conferenza regionale significa che è una conferenza che nasce innanzitutto con rapporto con le istituzioni, la regione in primis, e in questo caso, essendo nel comune di Fano, ci teniamo anche a mantenere il rapporto con le istituzioni, quindi col comune. Quindi iniziamo con alcuni saluti e con il saluto del sindaco del comune di Fano, Massimo Seri. Sì, grazie Dappetti, buongiorno a tutti. Beh, un saluto ovviamente al rappresentante della regione, a tutti i partecipanti, che rappresentate un po' coloro che operano nel mondo dell'eco solidale, e gli ospiti in rappresentanza dei produttori che poi interverranno e porteranno un contributo a questo incontro. Lo ricordava il Presidente Dappetti che si è giunti alla settima conferenza, se non sbagliato, dedicata al mercato ecosolidale, e mi fa piacere che questa scelta, questa conferenza sia ricaduta di farla nella nostra città. È chiaro che è un percorso itinerante, siete partiti dalla città capoluogo e poi si arriva bene o male da tutti, però il fatto che Fano magari venga prima di altri non è casuale, perché c'è un tessuto, c'è uno storico, c'è un patrimonio su cui dirò qualcosa fra poco. E un sindaco che, io dico, è in prima linea, sa quali sono gli effetti dei momenti difficili come questi. In questi anni abbiamo sentito molti analisti, molti esperti, da politici, economisti, sociologi, bisognava fare una riflessione, ripensare i modelli di sviluppo sostenibile, nuove formule, recuperare il valore sociale nell'economia per contrastare la crisi, perché ovviamente ormai sono 7-8 anni che la crisi morde e porta effetti importanti anche nel nostro territorio, e negli effetti il divario, la forbice tra ricchezza e nuove povertà si sta allargando sempre più, e magari noi siamo portati a pensare che queste cose siano lontane, ma in realtà questo divario, questa crisi porta a delle disuguaglianze sociali, a delle ingiustizie, e non dobbiamo dimenticare e non ci deve sfuggire che queste ingiustizie sono anche dietro l'angolo, sono anche vicino ai nostri vicini, in città come le nostre, che magari se si passeggia
si respira un'aria magari che non fa pensare a questo, ma un sindaco e molti operatori che vedono anche in questa sala sanno benissimo che difficoltà oggettive ci sono anche nel nostro territorio. Allora bisogna creare anche una nuova coscienza. Io dico spesso, non ci dobbiamo sentire sollevati con la coscienza politica se magari ci sdegniamo quando si verificano determinate cose o facciamo delle riflessioni o esprimiamo solidarietà. Noi dobbiamo cercare di essere concreti anche con dei comportamenti, a cominciare anche dai singoli comportamenti che ognuno di noi può tenere, e questi hanno degli effetti sia in termini economici, in termini politici e in termini sociali. E quando parliamo di commercio, sappiamo che il commercio è uno di quegli strumenti che condiziona la distribuzione delle ricchezze e condiziona anche il crescere, l'aumentare delle ingiustizie sociali. Il commercio equo solidale non vi deve insegnare niente, voi siete tutte persone che venite da questo mondo, siete attenti, però è un nuovo approccio che si distingue dal metodo del commercio convenzionale, perché dà dei valori, dà poi importanza alla giustizia sociale, alla giustizia economica, fa attenzione allo sviluppo sostenibile, rispetto delle persone, e questo è un aspetto che a me sta molto a cuore, e soprattutto anche rispetto dell'ambiente. La cosa importante che mi piace sottolineare, io fra l'altro ho avuto un'esperienza anche importante in una grossa associazione di consumatori che ha seguito anche queste tematiche, beh, il lavoro importante che voi fate, che questo mondo fa, che deve avere l'attenzione di tutti, è un lavoro anche di educazione e che diventa anche un'azione politica, ma soprattutto la sfida che ha raccolto è quella di mettere in termini paritari produttori e consumatori, e non a caso la tavola rotonda che si presterà a questo. Cosa significa? Significa che si presta attenzione e rispetto per chi lavora. Troppo spesso noi vediamo che dietro tante ricchezze c'è sfruttamento del lavoro, quindi umiliazione, non rispetto della dignità, non rispetto di chi produce, non rispetto dell'ambiente. Invece con questo metodo si valorizzano le qualità dei prodotti locali, si valorizza il lavoro e si dà una garanzia e si dà anche un buon prodotto di qualità. Io sono anche un consumatore di prodotti ecosolidali, devo dire si paga qualcosa in più, ma dietro c'è un valore, c'è un ritorno e c'è un rispetto che alla fine porta maggiori ricchezze. E la cosa bella è che qui ovviamente quando parliamo di questo tema non partiamo da zero. Nel nostro paese, nella nostra regione, mi viene da dire nella nostra città, se penso a Fano, c'è un'esperienza di eco solidale che ha ormai un'anzianità di circa 20 anni attraverso Mondo Solidale, che voglio ringraziare anche per l'apporto che ha dato a questa organizzazione. Ma quello che non deve sfuggire, che mi piace sottolineare, io vengo dal mondo dell'associazionismo, che dietro questo mondo solidale, queste esperienze, c'è il volontariato di gruppi di cittadini che hanno una sensibilità, che dedicano il proprio tempo a queste tematiche, anche con una prestazione di lavoro vero e proprio, che diventa anche un messaggio importante. Quindi da sindaco mi piace sottolineare questo aspetto e esprimo un ringraziamento a Mondo Solidale. Voglio spendere una parola anche per la regione, qui c'è il dirigente Dall'Arrigo. La regione sotto questo aspetto ha fatto passi in avanti, penso sia l'unica regione che si è dotata di una legge che dà importanza e valore al mercato ecosolidale. E qui consentitemi, visto che c'è anche una stima personale e l'ho visto prima in sala, non lo vedo, esprimo un ringraziamento a Michele Altomeni, perché se c'è questa legge che è l'iniziativa consigliare è grazie a Michele Altomeni, che nel 2008 era consigliere regionale, conosco la sua sensibilità, la sua capacità, per cui se c'è questa legge lo dobbiamo a lui, se oggi siamo qua lo dobbiamo a questa legge. Poi c'è tutto il resto, ci si è creduto, hanno accolto questa proposta. L'ultimissima cosa, questa conferenza viene anche in un momento particolare dove c'è un'attenzione a tutto quello che riguarda il tema del cibo. Proprio ieri con il giornalista Forlani eravamo a Milano ad Expo per un'altra
un'altra ragione, come voi tutti sapete, Expo dedica il tema di questa edizione al cibo, al rispetto della natura. E allora questo è importante perché si sta creando una nuova coscienza. Fra l'altro nella visita di ieri ho firmato la carta di Milano, che io la leggo come un passo in avanti, come una presa di coscienza, un movimento che si sta allargando di sensibilità. Però mi viene una riflessione, vedendo, passeggiando anche per il carro decumano di Expo, è che la prima riflessione, la globalizzazione è inarrestabile, perché ormai è un processo veloce, però la globalizzazione deve camminare di pari passo con la globalizzazione dei diritti di chi lavora, dei diritti di chi produce e dei diritti della natura. Questa è la vera sfida che noi dobbiamo raccogliere, a cominciare da chi ha responsabilità nelle istituzioni, ma a cominciare da ognuno di noi, perché anche con i nostri comportamenti, a cominciare da un rispetto su quello che compriamo, facendo delle scelte consapevoli, possiamo aiutare questo processo. Vi ringrazio e buon lavoro. Grazie signor Sindaco. A questo punto il saluto del Presidente della cooperativa Mondo Solidale, Sergio Pierantoni. Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Diciamo, la cooperativa, come ben sapete, ormai da molti anni nel territorio marchigiano, ha circa 15 gruppi di volontariato diffusi nel territorio, a cui corrispondono altrettante botteghe del mondo. Ma oltre a questi gruppi poi ci sono molti altri volontari che agiscono nel settore della sensibilizzazione, dell'animazione e che quindi portano avanti le idee che sono state descritte molto bene dal sindaco di Fano. E volevamo aggiungere questa cosa, cioè fino a questo momento le riflessioni delle passate edizioni hanno riguardato soprattutto il ruolo molto importante dei consumatori nella scelta, quindi le clienti dice votare con il portafoglio, cioè nel preciso momento che uno sceglie un certo tipo di prodotto sceglie poi una filiera attraverso cui questo prodotto è stato realizzato. Diciamo si è riflettuto molto anche sul ruolo della giustizia sociale, di tutti i valori che ci sono dietro al commercio ecosolidale. Quest'anno, poi dopo aggiungerà qualcosa anche il dirigente della regione Marche che ci ha aiutato nella realizzazione di questa bella iniziativa, e quest'anno si è deciso di puntare molto sui produttori, cioè di andare a vedere quello che c'è dietro la produzione delle materie prime e di puntare su esperienze positive, perché fra gli obiettivi del commercio ecosolidale, oltre a quello di sensibilizzare i consumatori, c'è anche quello di far sviluppare i produttori in loco, nei loro territori, e di fare in modo che le materie prime che vengono prodotte siano sì esportate, poi anche per essere trasformate, perché sicuramente da noi, nei nostri territori, il cacao, il caffè, quello di cui si parlerà dopo, non crescono. Quindi per forza noi dobbiamo approvvigionarci di materie prime dei paesi in via di sviluppo e dei paesi del sud del mondo dove queste materie vengono realizzate. Però altrettanto importante, oltre a quello di sviluppare questa sensibilità nei consumatori, è quello di poter far sì che si sviluppino in loco delle attività imprenditoriali che permettano di trasformare la materia prima in loco e di iniziare un mercato interno, locale, di questi prodotti, per far sì che questi prodotti non siano solo a beneficio dei consumatori dei paesi sviluppati, ma siano anche a beneficio dei paesi del sud. Per far questo è necessario che i produttori si incontrino anche con i trasformatori locali. Non dimentichiamoci che la bellezza di questa terra, delle Marche, è quella di avere un tessuto imprenditoriale molto diffuso, di piccole e medie imprese, di piccoli trasformatori, di persone che ci mettono l'anima nel lavoro che fanno, di persone magari che ci tengono alla loro azienda, ai loro dipendenti, e quindi rispettano anche loro i valori sociali che ci dicevamo prima. Quindi con questa iniziativa noi cerchiamo di mettere in contatto i produttori con i piccole e medie imprese locali, in maniera tale da far sì che ci sia uno sviluppo reciproco, che i produttori di materie prime acquisiscono competenze che magari sono diffuse qui sul territorio, che le piccole e medie imprese marchigiane acquisiscono competenze su come si produce, su qual è la realtà locale, e che insieme da queste cose nascano prodotti buoni, equi, solidari e giusti sia per l'Italia e sia per i paesi dove questi prodotti vengono realizzati e vengono coltivati e vengono messi in circolazione.
Fra l'altro questo, come dicevamo, è uno degli obiettivi del commercio equo, perché vi leggo da quello che c'è scritto nella carta ACIGES, no? Che riguardo i produttori l'obiettivo è quello di perseguire logiche di autosviluppo e di autonomia delle popolazioni locali, di evitare una dipendenza troppo forte nei confronti dell'esportazione, perché poi se uno è troppo dipendente nei confronti dell'esportazione, appena succede qualcosa con i cambi, con accidenti logistici e via dicendo, poi si riverbera anche all'interno, quindi trovare un giusto equilibrio tra esportazioni e produzioni locali e di vendita nel mercato locale, e poi quella di evitare di esportare prodotti alimentari e materie prime che occorrono soprattutto per la diciamo vita delle popolazioni locali. Quindi noi siamo pienamente in linea con quello che stiamo facendo e cerchiamo un'evoluzione del commercio ecosolidale, passando dalla conoscenza fra consumatore e produttore a quella fra, oltre a questa, consumatore e produttore, e anche piccole e medie imprese locali, in maniera tale che il patrimonio di conoscenza sia comune sia dai paesi dove vengono prodotti le materie prime, sia dai paesi dove vengono trasformati, in maniera tale da realizzare le migliori giustizie fra tutti gli attori protagonisti di questo mercato equo e solidale. Allora, nel frattempo si è raggiunto anche il Vescovo Monsignor Trasalti. Prima di dare la parola a Tallarico, darei la parola a Sua Eccellenza per un saluto. Tutti. È un tema caldo, delicato, non ancora, ci accorgiamo dell'assemblea, né conosciuto né amato a sufficienza, vero? O siete... Significa che questo tema del commercio equo solidale è ancora un tema di nicchia. Ha bisogno di cultura, ha bisogno di mezzi televisivi, i quali non ci stanno, ha bisogno di campagne non elettorali, per carità, basta, ma ha bisogno di un'immagine anche positiva, che no, io non sono fiducioso, molto molto ottimista su questo, adesso per voi sì, ma lo ritengo un tema caldo, facilmente Papa Francesco ci crede a dismisura, perché Papa Francesco parla molto della inequità, non iniquità, inequità, la non equità, che è una parola analitica molto importante. È un modo di esprimere il commercio equo, solidarietà alle popolazioni dei paesi del sud del mondo. Noi ci domandiamo questi giorni perché tanti vengono in Italia o in Europa, ma non ci domandiamo perché non li facciamo fermare là. Perché i trattori li vendiamo con il prezzo nostro e le banane le compriamo con il prezzo nostro, vero? Quindi bisogna chiamare le cose per nome. Stando in Kenya un po' di tempo, ho visto che l'Eternit nostro, che è diabolicamente cancerogeno, dicono, o no? In Africa un metro quadro costa 50 euro, che è il prezzo di una mensilità, e vanno a gara a comprarlo. Dalla casa, almeno nella zona equatoriale, la zona di Embo, eccetera, ho visto case belle dalla capanna con l'Eternit. Quindi siamo trasmettitori non di fame ma anche di malattie, perché arriveranno anche lì presto tempo. Poi decideranno che, come ho visto sui giornali oggi, che in Inghilterra preferiscono le malattie di tumore accorciare 2 anni di vita perché le cure costano care care. Ho appena visto il sito, però non l'ho studiato bene a mente. E credo che dovremmo ragionare, ecco, davvero su questa tematica, capire perché la gente fugge. E chi è che la fa fuggire? Ma la politica non riesce, forse nemmeno la Chiesa. Non riesce, se non quella che vive in Africa, che ci sta bene, non riesce
a ragionare su questo tema, non vuole ragionare su questo tema, assolutamente. Tutt'altro vuol fare la piccola carità, ma non opera di giustizia. Commercio equo e solidale è un approccio diverso rispetto al commercio convenzionale, promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio con comunità e cooperative di produttori del sud del mondo e di paesi economicamente meno sviluppati. Lui ci aiuta spesso, ci mette dentro come una spina al fianco. Fra l'altro, diciamolo pure, con questi migranti ci stanno rubando tutti. Ma che è successo? Che c'è successo? Amnesia, destra, sinistra, qui non c'è più colore sulla pagnotta. A me fa. È chiaro che dopo arrivano i forconi, eh? Mi tolgo un sassolino dalle scarpe. L'altro giorno c'era un convegno, anche fagocitato da me, nella sala mia multimediale di Roma. Parlavamo povertà e nuove malattie. Nella zona nostra, sapete che nelle Marche il tasso di suicidio, il rapporto abitanti per suicidio, e siamo i primi in Italia. È vero, c'è una quota stranamente stabile, ma è capitato. Ma parlavamo, io mi sono permesso di dire, ma parliamo noi di povertà che siamo tutti dirigenti, padroni, ispettori, cioè non sappiamo cosa, ne parliamo, ma non ci sono i poveri che parlano, i disoccupati, quelli senza dignità al mattino che si alzano non sanno dove andare. La stessa crisi economica marchigiana, soprattutto nell'Alta Marca, e ho visto la differenza sulla collina, mi sto togliendo un sassolino, come il territorio l'ho visitato bene, 50.000 km all'anno, mare monti. Nella collina va male un'azienda, il titolare dice, oh, qui ci sono miei familiari quasi, sono 30 persone, siamo cresciuti insieme, tengo duro. Nella zona nostra chiudo bagarre, faccio cassetta. Quella che è la crisi da Fabriano, Iesi, Fano, la Vallata, la gente vive come niente fosse successo, ma poi gli altri stanno, non ne parla più nessuno di questo. Cioè vanno in crisi le aziende perché non c'è l'economia d'azienda, solo personale, quindi i polli sono ricchi, il pollaio è affamato. Ed è drammatico questo fenomeno. Io non sono un politico, non mi dico non sono comunista, comunisti stanno ancora, no. Ma io credo di leggere il Vangelo, dice il Papa, io leggo il Vangelo. Dottor. E aggiungo una parola affendente del Papa a noi vescovi nell'assemblea 15 giorni fa, ci ha detto in maniera brutale, cari vescovi, smettete di essere timidi e pavidi riguardo alla corruzione. Dice io poi si è salvato, io parlo del mondo, però ho parlato anche dell'Italia. Io parlo del mondo, non mi prendete solo per il Papa è il vescovo del mondo, però hanno distrutto la dignità delle persone nel mondo, hanno affamato le famiglie e distrutto molte famiglie, perché quando non si mangia poi si litiga pure, vero? Pane, amore e fantasia non funziona, senza pane chi non lavora, che dice una volta una bella canzone, io sono vecchio, non fa l'amore, si diceva, adesso non so, no, vorrei vedere se psicologicamente, non sono io l'analista, e ci ha detto in Europa hanno ucciso una generazione. L'ha detto in pubblico, poi in privato non vi dico perché per due ore c'è tante cose anche per noi. Dice, preti, siete poveri, vero? 1.000 euro al mese è poco. Nessuno di voi è disoccupato. E ci ha detto, ma voi da che parte state? In privato. E quando vi stringono le mani, sapete chi le stringono? Per che cosa vengono? Per venerarvi oppure per accreditarsi davanti a... È tema generale questo. Non dico cose normalissime, su quello io non c'ho niente, non devo fare campagna elettorale, quindi posso parlare libero, salvo qualche minaccia, ma quello fa secondario, ma di modo oggi. Allora, un commercio che si basa su una relazione paritaria tra soggetti coinvolti, che opera cercando di rafforzare le organizzazioni di produttori, pagando un prezzo migliore, assicurando continuità
nelle relazioni commerciali, creando altresì consapevolezza dei consumatori affinché possano esercitare il proprio potere di acquisto in maniera positiva. Questa attività avviene con rapporti diretti, istituzionali non può succedere oggi, vero? Diretti, quindi conoscendo di persone i produttori da cui vengono. Ci siamo anche accorti che istituzionalmente meno i soldi possono arrivare. Vedo noi quando facciamo aiuto alle missioni, quando vanno direttamente arrivano davvero, se passiamo per altri canali, anche quelli ecclesiastici a volte si interrompono. Quando noi facciamo progetti con la Terra Santa, Gaza e dintorni, la zona, ci andiamo direttamente perché arrivano e si moltiplicano le relazioni. Istituzionalmente siamo pericolosi. Pare che Teleton spenda per la gestione 70% dei soldi ricavati. È un problema delicato, eh? Spero che non sia vero. Qualcuno dice 82. Anche noi avevamo gli amici Raoul Fulero, è andato in crisi, questo ormai la lebbra è sconfitta, basta anche in Italia, c'è una malattia della pelle con 5 euro, il 56% delle raccolte nelle parrocchie andava per la gestione. Commercio e più solidale di persona, solo così vi salvate. Oggi quasi nessuno parla più di giustizia, noi parliamo troppo di solidarietà, c'è prima la giustizia da fare. C'è la giustizia da fare. Io ho seguito un po' da giovane il gruppo del Sermic di Torino, l'arsenale di guerra che ti è dato poi uno strumento. Non parlano mai di carità. Parlano di restituzione. Quando si fa la riunione di gruppo, si passa gruppi la Bibbia, ognuno dice qualcosa sulle. Poi dopo passa il fondo cassa, la chiamano la restituzione. È un linguaggio che non esiste né nella politica, forse pure poco nella Chiesa, almeno nelle nicchie no, ma. Io credo che dobbiamo parlare, prima che di solidarietà, di restituzione. Restituzione. Il grande fenomeno, credo, della migrazione, che potete mettere pure le bombe, quando uno c'è fame corre, non ci sta niente da fare. Se io vedo la pianta di fichi che sta sulla strada e non è mia, se c'ho fame per un figlio sono pronto a tutto, e anche quelli sono figli, non è che giustifico le regole, eccetera, ma se non si interviene con questi progetti di giustizia e di aiuto nel territorio, perché a nessuno piace lasciare la terra. Anche gli italiani sono andati all'estero di poter tornare in Italia. Bene, io vi auguro un buon lavoro, è di nicchia, però ci occorre nervi saldi, pazienza, perseveranza e tanto altro. Chi c'ha anche un po' di fede. Manca un po' di cuore, non basta la fede, c'è come per tutti, la giustizia è un diritto universale, un dovere universale. Bene, buon lavoro, grazie. Allora, a questo punto la parola a Tarico, dirigente della Regione Marche nel settore commercio, commercio ecosolidale, turismo e tutti gli altri carichi che ho avuto nel frattempo con il rapporto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. E di Capofilone c'è questo e porta Maccheroncini, scusate. Se no dice questo già io ho comprato. E ti sono stati che si te. No, progetto. Lo sapevo già. Fai commercio? Un'ora? No, ce l'hai. No. E oggi venivo su con i miei colleghi e fa tanto un minimo di polemiche su come interpretare anche il concetto di commercio ecosolidale. Poi dicevo, mentre venivo su, io ho i miei colleghi che lavorano anche per il commercio ecosolidale e in auto è emersa anche alcune piccole polemiche
no, su posizioni anche diverse di come concepire il commercio ecosolidale e di quello anche dell'interpretazione del commercio ecosolidale. E nello stesso tempo, mentre scendevo dalla macchina, mi sono visto la pelata di Moggianti, 7 anni fa, 8 anni fa. Sei simpatico, sì. No, è uguale a mia. Mi sono visto, no, voi dite perché? Perché sono andato indietro con gli anni, no? Mi sono visto a Tomeni quando abbiamo fatto la legge sul commercio ecosolidale. Allora poi mi vedo lui e altre due persone, adesso non ricordo, dobbiamo cominciare a ragionare, no? Su cosa fare, su come applicare, che tipo di regolamento fare, cioè in pratica il mio ruolo di burocrate, tra l'altro. E mentre loro erano di un entusiasmo particolare, ed è vero, e ce l'ha trasmesso, ce l'hanno trasmesso anche a noi poveri burocrati regionali, cioè quel senso della solidarietà, quel senso di capire un nuovo mondo. Però io lo dico e lo sostengo e continuerò a sostenerlo sempre, premesso tutte quelle caratteristiche che sono basilari per il commercio ecosolidale, ma il commercio ecosolidale è da concepire una forma alternativa, ma sempre commercio è. Io continuo a sostenerlo da una vita e continuerò a sostenerlo, perché noi non facciamo, voi non fate beneficenza, non fate aiuto al commercio, ai produttori tra virgolette del terzo mondo, perché se fosse così sarebbe una disgrazia. Assolutamente non è beneficio, non è carità, non me ne voglia il vescovo, assolutamente voi non fate carità, cioè, ma si lavora assieme, è un metodo diverso di lavoro, ma sempre commercio, e bisogna puntarci sempre di più. È vero che è ancora una nicchia, eccellenza, è verissima, ma è una nicchia che negli ultimi anni sta cominciando ad esplodere, almeno nella nostra regione e anche in altre regioni. È un'alternativa. A me dicono sempre che io sono contro la grande distribuzione, è vero, però lo dico e più onesto. Io credo più nel piccolo, come logica, come mentalità, e anche se non c'entra nulla come concetto, siccome è un commercio alternativo, diverso, perché si basa sulla creare occupazione, un prezzo più giusto, più equo, per carità, tutte cose bellissime, ma devono entrare nel mercato, nel bene e nel male, bisogna che entrano nel mercato regionale in questa fattispecie, con delle caratteristiche che condividiamo ormai da anni, no? Per carità, del commercio ecosolidale. Quindi i miei mi criticano questo mio modo di pensare, di dire che io voglio evitare la desertificazione commerciale, che non c'entra nulla. È vero che non c'entra nulla, ma io dico anche, sostengo anche, che questi principi di solidarietà, no, devono essere sviluppati anche perché sta morendo il commercio delle Marche. Signori, sta morendo. Se voi andate a vedere nei piccoli centri del nostro territorio, no, non reggono, non reggono, perché vengono ad essere fagocitati dalla grande, dalla media e dalla grande distribuzione, il piccolo commercio, gli esercizi di vicinato. E allora chi è che porta, dicevo, i miei in macchina il latte all'anziano che sta a Monte Roberto, che non c'è nessun negozio, o il caffè o il cioccolato o la pasta, eccetera? Si devono sempre basare o sui parenti o qualcuno, accompagnare gli anziani per andare. E allora sviluppare questa alternativa di commercio è un'alternativa basata su principi sacri, giusti, in un mondo globale come adesso. Io ritengo che sia fondamentale. Io ritengo che sia fondamentale. Seconda critica, che tanto Moggianti mi critica sempre, non importa, però lo dico lo stesso. Bisogna lavorare anche, io credo nel volontariato, altro, volontariato sì, ma fino ad un certo punto. Ma io credo di più nell'occupazione, Moggianti. Quindi, no, scusa, io perché qualche volta ti ho detto il contrario. Dai. Allora, credo di più, no, perché giustamente loro ancora oggi
lavorano ed è una cosa molto importante, molto bella, utilizzare il volontariato come sistema, però bisogna anche cominciare ad entrare nella logica di impresa sociale, con le sue caratteristiche, e quindi puntare anche ad un certo tipo di occupazione per i giovani, perché sennò prima o poi ci abbandonano, no? Perché trovano alternative, o puntano a trovare alternative. Quindi questo è fondamentale, puntare come secondo elemento all'occupazione. Prendo spunto da quello che diceva Sua Eccellenza, è una nicchia, bisogna promuovere, è vero quello che lei dice. In questi anni, anche se sono stati anni di crisi, anche finanziaria per la regione, eccetera, abbiamo sempre cercato di mantenere un minimo di contribuzione, perché anche noi ci rendiamo conto, ci siamo resi conto che è chiaro che bisogna dare una mano per far crescere questo tipo di commercio alternativo. E abbiamo puntato, Eccellenza, a fare una serie di iniziative, questa di adesso è una importante, abbiamo fatto delle iniziative, non noi come regione, perché non abbiamo le capacità e la forza nel personale, ma loro in particolar modo hanno fatto tutta una serie di opere di divulgazione, di sensibilizzazione, sono intervenuti anche nelle scuole per far capire, far comprendere questa nuova tipologia, tra virgolette, di vendita, di rapporto con il mondo produttivo in un rispetto reciproco, no? Con il terzo mondo. Quindi secondo me bisogna continuare, lo dico agli amici del mondo della cooperazione ecosolidale, bisogna continuare su questa logica, cioè la gente, i consumatori, ecco perché chiedo che ci sia una grande collaborazione, visto che lo facciamo anche noi, con il mondo dell'associazionismo della tutela dei consumatori, di lavorare in questa logica di sensibilizzazione. Perché il giovane, se noi riusciamo, ormai io personalmente sono anziano, vecchio, no? Ma il ragazzino, il giovane che sta nelle scuole, se lo cominciamo a formare già da piccolo, avremo un consumatore consapevole quando diventerà grande. Altrimenti la logica della Coca-Cola o la logica della Ferrero, eccetera, di vendere tutte quelle merendine che non ci si sa cosa c'è dentro, anziché una buona frutta o prodotti veramente importanti, no? Per la loro crescita, questo non lo capiranno mai, perché la televisione, i messaggi quali sono? Quelli, no? Del Kinder cereale che c'ha tutto, ma perché io non ce l'ho contro la Kinder cereale, ma un minimo di educazione, passando, guarda, mi rivolgo anche a Michele, perché aveva una sua logica alcuni anni fa, spero, no? Quello del distributori automatici con prodotti ecosolidari e non solo, ma di buona salute. Ecco, su questo passo io credo che la nuova giunta, nel programma o nel documento che gli presenteremo noi come ufficio, tra i vari argomenti ci sarà anche questo. Quindi questo è l'auspicio di continuare su questa linea che la Regione Marche da 7 anni, grazie a delle persone consapevoli che ci hanno portato la Regione a fare una legge del genere e a lavorare. Questo secondo me potrebbe essere una linea di condotta, di collaborazione con voi, che c'è sempre stata, grazie a Dio, e speriamo che continui sempre. Sono stato in termini. Grazie.